attivista, dall'area vagamente socialista. Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano. Catastrofisti anche certi giornali, agli imprenditori l'appello è al coraggio e l'invito ribadito è a selezionare bene i mezzi di informazione sui quali pagare la pubblicità. Non date, minacciate di non dare la vostra pubblicità a quei media che sono essi stessi fattore di crisi. Allora, parliamo ancora del clima, direi che è d'obbligo, perché è un argomento che interessa un po' tutti, quanta curiosità, moltissimi milioni di italiani che sono in partenza o stanno rientrando dalle vacanze o vanno per il fine settimana. C'è da dire subito, diciamo come prefazione, come premessa, che forse gli esperti della meteorologia dovrebbero andare cauti, molto cauti, nell'annunciare che i cumuli nembi stanno avvolgendo di qua, di là, eccetera, eccetera. Perché poi ci sono molte persone che dicono, ah, io non parto, non prendo l'aereo perché c'è un uragano in atto, e poi invece non c'è. Insomma, molta prudenza, e spesso questa prudenza non c'è. Comunque il clima è sempre più tropicale, i temporali ci sono sì di breve durata, ma sono simili certamente ad uragani, e questo è capitato nelle ultime ore anche al nord di transito. Mareggiate su in alcune zone del paese, ma sulla gran parte del paese i cieli sono sereni, le temperature attorno ai 40 gradi, certamente forte tasso di umidità, e la gente che è in vacanza se goda tranquillamente, perché la bufera, se c'è qualche piccola bufera di passaggio, nonostante gli eccessivi pessimismi di alcuni previsori. Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia sono state oggi le regioni più calde. Nella capitale, ad esempio, con il 55% di umidità, la temperatura percepita ha toccato i 35 gradi. A Bologna e Taranto i valori più alti, con 37 gradi. Giornata afosa e caldissima anche a Napoli e a Catania, dove sono stati raggiunti i 34 gradi. Mentre in gran parte del nord Italia il soleone ha lasciato oggi il posto a nuvole, vento e temporali. Piogge torrenziali e in qualche caso grandine hanno raggiunto inizialmente Alpi e Prealpi, causando anche numerosi disagi. Tra le aree più colpite dal maltempo c'è la provincia di Bolzano, con una sessantina di persone evacuate per alcune frane. E dal pomeriggio la perturbazione ha raggiunto le pianure di Piemonte e Lombardia, diretta verso est. Un tratto della statale Milano-Lecco è rimasta chiusa stamane per allagamenti. Queste immagini invece si riferiscono a un nubifragio che si è abbattuto sul Lago Maggiore. Allerta meteo anche in Liguria, dove sono attese burrasche accompagnate da mareggiate e da forti raffiche di libeccio. E il vento si intensificherà un po' in tutta Italia nelle prossime ore, portando una temporanea diminuzione delle temperature. Allora, previsioni così? Va bene, vediamo come accettarle. Parliamo con il centro operativo della protezione civile, dove c'è Giovanni Menduni, dal quale, per la verità, senza voler dare una pagella, riceviamo sempre delle risposte che rispecchiano la realtà. Buonasera Giovanni Menduni, buonasera. Buonasera a allora, voi, bufere, bufere, uragani, tempeste, nubifragi, e chi più ne ha più ne metta, che poi non è così. Colpisce questa Italia spezzata in due, da una parte con questa estate torrida e dall'altra questi nubifragi. Quello che abbiamo avuto a Pallanza stamattina ha una frequenza molto bassa, è stato un nubifragio molto violento con oltre 200 anni di tempo di ritorno come gravità. Così adesso, proprio in questi momenti, è la provincia di Bergamo, ma anche Como, Brescia, Lecco, che sono veramente flagellate da dei nubifragi rilevanti, abbiamo avuto grandinate, insomma, come ha detto lei, degli eventi estremi che fortunatamente hanno determinato effetti al suolo relativamente modesti, abbiamo visto disagi diffusi, allagamenti, smottamenti, ma nella sostanza, diciamo, almeno per ora, la situazione sembra relativamente tranquilla. Relativamente cosa vuol dire pensando alle prossime 24 o 48 ore? Beh, certo, correggo un po' il tiro perché è chiaro, non conoscevo la situazione di queste ultime ore, effettivamente, beh, però l'ho sempre detto, è clima tropicale, nubifragi simili ad uragani, di clima tropicale, i danni sono, rapidamente passano, però lasciano il segno. Un disastro, dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
Catastrofisti anche certi giornali, agli imprenditori l'appello è al coraggio e l'invito, ribadito, è a selezionare bene i mezzi di informazione sui quali pagare la pubblicità. Non date, minacciate di non dare la vostra pubblicità a quei media che sono essi stessi fattore di crisi. È un ottimista, dall'area vagamente socialista.